Quindi ragazze, vi ho detto tutto, questi sono i 10 prodotti che... Ciao ragazze, allora trovo finalmente il tempo di rispondere al tag in cui mi ha taggato Vanessa, magico trucco, a cui mando un grande bacio, veramente dolcissima. Allora, ho cercato di prendere i prodotti che veramente per me sono indispensabili e li ho messi all'interno di questa cesta e ve li faccio vedere dicendovi quelle che sono le caratteristiche per cui veramente li amo. Allora, partiamo con i prodotti per la routine del viso, che sono quelli su cui, come vi ho detto tante volte, investo di più. Sono i prodotti che io ho comprato sempre nel corso degli anni, in questi ultimi anni, che ho amato tantissimo, che mi hanno dato dei risultati e che quindi mi sento assolutamente di consigliarvi. Il primo prodotto di cui voglio parlarvi è questo qui, il siero di Estée Lauder, ossia l'Idealist. Come sapete, soprattutto se mi seguite perché ve ne ho parlato tante volte, questo qui è un siero che io utilizzo per minimizzare i pori dilatati in questa zona qui. Tanti di voi mi chiedono cosa utilizzare nel caso in cui si abbia questo fastidioso problema, diciamo così, e io tante volte vi ho consigliato questo perché in realtà, soprattutto se abbinato allo scrub della stessa linea, è davvero un toccasana, davvero davvero validissimo. È vero, questo siero costa, ve l'ho detto tante volte, però a parte il fatto che ne bastano veramente pochissime gocce prima del trucco per ottenere validi risultati, è anche vero che è un investimento che mi sento di consigliarvi, perché comunque se avete il problema dei pori dilatati, questo qui a lungo andare ve lo va a risolvere, sia nel momento in cui lo utilizzate, quindi dà un effetto ottico nel momento in cui lo utilizzate perché è riempitivo nel caso in cui abbiate questo problema, e sia è curativo nel corso del tempo. È l'ennesima confezione che compro ed è una delle cose per cui mi sento di dire che non vivo più senza. Poi questo qui, passiamo dall'high cost al low cost, è il primer occhi di Essence, l'I Love Stage, questo qua. Allora ragazze, io questo l'ho scoperto da poco, perché da poco Essence è arrivata anche nelle mie zone, e vi devo dire che lo sto davvero amando. Ho provato il Primer Potion di Urban Decay, ho provato vari altri primer e sinceramente mi sento di dirvi che questo è davvero validissimo per il prezzo che costa, poi, ossia 2,99 euro. È davvero un primer che fa quello che deve, assolutamente mantiene l'ombretto laddove lo mettete e sinceramente non va nelle pieghette, non lucida la palpebra. Io mi sento assolutamente di consigliarlo, e comunque penso che non lo cambierò più perché non vale veramente la pena di andare a spendere soldi per qualcosa che trovo, che riesco a trovare benissimo all'interno di questo primer che adoro. Non vivo più senza questo, o meglio ancora, nello specifico non questo, ma il roll-on anti occhiaie, nel senso che può essere questo, può essere quello di Clinique, l'All About Eyes. Comunque io ho bisogno di questo aggeggino qui da tenere in frigo preferibilmente, e appena mi sveglio la mattina metterlo sulle occhiaie proprio per decongestionare, parliamo bene. Allora ragazze, io vi dico, io non ho problemi di occhiaie, ma ho le borse quando dormo poco, quando sono stanca, quando sono stressata, ho un problema piuttosto di borse che di occhiaie, soprattutto da quest'occhio qui, che è quello al quale ho problemi di vista. E questo qui sinceramente la mattina appena lo metto mi dà una sensazione veramente di freschezza, sembra quasi che risvegli immediatamente la circolazione. Io noto proprio che l'occhiaia, che la borsa scusate, si sgonfia, e quindi assolutamente questo, o comunque quello di Clinique, l'All About Eyes, o anche c'è uno di Essence, mi hanno detto, però io, la linea skincare di Essence qui non c'è, quindi non l'ho potuto provare. Comunque tutti quelli che hanno questo roll-on qui, io li consiglio perché secondo me sono veramente veramente validi.
non vivo più senza questa, ragazze. Io questa qui l'avevo vista tante volte e non l'avevo mai comprata. L'ho comprata prima di quest'estate, da un sacco che ce l'ho, perché vedete, è veramente grandissima la confezione e la utilizzo in varissimi modi. Si può dire varissimi? Comunque la utilizzo in tanti modi. La utilizzo come tonico, quindi al posto del tonico dopo la pulizia viso. L'ho utilizzata tantissimo quest'estate nel caso in cui sentivo caldo e volevo rinfrescarmi, mi ha salvato tante volte questa acqua termale dal caldo di quest'estate. La utilizzo per bagnare gli ombretti, la utilizzo nel caso in cui abbia dei rossori sul corpo per spruzzarla, la utilizzo sui capelli, come vi ho detto, per fare gli impacchi pre-lavaggio. Insomma, ragazze, mi piace tanto, poi non finisce mai, veramente ancora ce n'è tanta e la ricomprerò sicuramente. Non vivo più senza questo, ragazze, che è lo spray asciugasmalto di Essence, che mi piace tantissimo. Io lo trovo davvero valido, molte ragazze lo bocciano, io invece lo promuovo e lo compro sempre. È già la terza volta, mi pare, che lo compro e ho il terrore di non trovarlo, quindi ne compro anche due confezioni alla volta, perché mi piace tanto, asciuga subito lo smalto, è molto più pratico delle gocce, è molto più veloce, assolutamente ve lo consiglio. Tra l'altro, una di voi mi ha chiesto se io lo utilizzo sopra il top coat, prima del top coat o dopo. Insomma, ragazzi, io lo utilizzo proprio come top coat, nel senso che metto lo smalto e poi spruzzo questo, anche perché mi piace cambiare smalto spessissimo durante la settimana, per cui non ho l'esigenza che mi duri tanto, lo cambio ogni 2-3 giorni, per cui metto lo smalto e poi spruzzo questo. Ragazze, non vivo più senza questi, che sono i matitoni di Astra per le labbra. Allora, diciamo che questi matitoni sono stata una scoperta di tanti anni fa. Io li ho sempre comprati, li ho sempre utilizzati e mi piacciono tantissimo, mi piacciono i colori, mi piace il prezzo, costano davvero poco, a volte li trovo anche per 1,90 euro, ma comunque Astra è una linea veramente low cost e trovo che abbiano una qualità rispetto al prezzo che hanno davvero altissima. Io li metto sulla mattina e me li ritrovo poi durante tutto il giorno, anche dopo aver mangiato, perché si fissano bene sulle labbra e secondo me danno un effetto davvero bello. Sono molto pigmentati, questo qui dà un effetto rimpolpante veramente micidiale. Ogni volta che io lo metto voi mi chiedete che cosa ho fatto alle labbra, ed è il numero 12, questo rosa carne davvero bellissimo. Poi un altro che mi piace tantissimo è questo, che è il numero 9, che è un marrone. Anche di questo, per esempio, mi avete chiesto cosa avessi sulle labbra in un video in cui lo indossavo. È un color mattone molto molto pieno, senza alcun glitter, senza brillantini. Mi piacciono tanto, danno un effetto matte alle labbra e davvero non seccandole, quindi sono abbastanza cremosi, per cui veramente mi piacciono. Così come anche quest'altro colore qui, questo è ancora più bello, vedete, perché è un pochino più scuro. Ha un tocco di vinaccia all'interno che va tantissimo in questo periodo e che sto utilizzando tanto. Quindi, ragazze, queste che vi ho mostrato sono i numeri 7, 9 e 12 e comunque in linea generale tutti i matitoni di Astra io per le labbra, quelli degli occhi non tanto, ma quelli per le labbra mi piacciono un sacco. E, non vivo più senza questa, che è la base viso Lis Menu di Clarence. Questa qui, ragazze, io ve ne ho parlato tante volte, veramente non sto ancora a parlarvene. Questa è una mini taglia che mi è uscita in una pochettina presa di recente. La utilizzo sempre, la utilizzo come base viso prima di truccarmi ed ha un che di miracoloso questa base qui, perché veramente leviga il viso e fa sì che il trucco duri tutto il giorno in maniera veramente mai vista. Sempre di Clarence, mi piace un sacco l'Embellisseur Lèvres, questo che vi mostro nel vecchio packaging perché adesso penso che l'abbiano riformulato. Allora, ragazzi, questa qui è sempre della stessa linea e viene considerata insieme a questa tra le 7 meraviglie di Clarence, perché è praticamente un trattamento per le labbra che si chiama Instant Light, che praticamente va a rimpolpare, a dare un aspetto più sano, rimpolpare immediatamente le labbra nel momento in cui la mettete. Io cosa faccio? Faccio lo scrub la mattina e poi, quando non ho voglia, la maggior parte delle volte, di mettere rossetti o comunque sono molto di fretta, vado a mettere questo qui, che tra l'altro ha una spugnetta come applicatore che fa una specie di massaggio, mi piace tantissimo, e poi ha un profumo paradisiaco, ragazzi. Io questo qua veramente la consiglio tantissimo, l'ho comprata tanto tempo fa
Non so adesso però se c'è più in questo packaging ed è. Io avevo questo qui, il tubetto, penso che sia adesso cambiata sia la formulazione che il packaging, non vi so dire della nuova, ma questa qui assolutamente per me è una... Non vivo più senza smalto rosso, ragazze, io adoro lo smalto rosso, per me tra tutti gli smalti è il colore più bello. Secondo me può essere utilizzato in qualsiasi outfit, veramente, mi piace. Quest'anno vanno tutte le sfumature del rosso, mi piacciono tanto, come vedete infatti io sulle mani ho un color ruggine, questo qua è di Essence, questo è di Kiko, ne ho tanti di rossi, mi piacciono tantissimo. Questo qua tra l'altro nella fattispecie è nuovo ed è il 240 di Kiko, e ve lo consiglio perché mi piace tanto, è un bellissimo color rosso vinaccia. Ecco che ritorna questa parola in questo video perché è un colore che va tantissimo, un tono che va tantissimo in questo periodo, e io lo sto utilizzando abbastanza, mi piace tanto veramente. Cos'altro vi devo mostrare? Non vivo più senza questa, questa qui ragazze io la amo veramente, è una palette che come vedete, non so se potete vedere ma penso di sì, è scavatissima, e che io scavi una palette è davvero raro. Mi piacciono tanto, mi piacciono i colori, mi piace il Chopper, mi piace l'Half-Baked, il Tease, Foxy, lo utilizzo tantissimo sulla piega, sull'arco sopraccigliare, utilizzo anche Busted, utilizzo anche il nero di questa palette che io di solito non utilizzo mai. Quindi ragazze è davvero, davvero azzeccata come scelta di colori, come tutto ragazze. A me piace tantissimo la Naked, non ringrazierò mai abbastanza la ragazza che me l'ha regalata e veramente la sto utilizzando sempre, sempre, sempre. Ragazze, questo che è lo Spot Treatment Gel di Clinique, l'Anti-Blemish Solutions, fa parte del trattamento anti-blemish che è per pelli con imperfezioni. Allora, questo ragazze è il gel che si mette praticamente sul brufolo per farlo seccare nel momento in cui viene al nascere. Quindi ogni volta che vedo un brufolo vado con questo e nell'arco di un giorno veramente, quindi il giorno dopo, il brufolo non c'è più. Cosa mi piace di questo? Mi piace che comunque, anche se ha un costo abbastanza alto, comunque dura un sacco. Io questo ce l'ho da tanto tempo, sono arrivata qui perché comunque lo utilizzo, ma è davvero un trattamento miracoloso. Nel momento in cui vi viene a spuntare questo brufoletto e voi andate a mettere il gel sul brufolo stesso, il giorno dopo il brufolo non c'è più. Per cui ragazze, veramente vale il costo che ha. È per me un alleato nel caso in cui ci siano queste particolari situazioni imbarazzanti. Quindi ragazze, questi sono i 10 prodotti che mi hanno preso il cuore, senza i quali non vivo più. Io ringrazio Vanessa per avermi taggato in questo video, taggo tutte voi ragazze, quindi chiunque voglia mettermi un video risposta sotto questo video è taggato, anzi li aspetto. Vi mando un grande bacio. Alla prossima, ciao!